Ciao gente, benvenuti e bentornati sul mio canale. Per chi non mi conoscesse, io sono Giulia. Oggi nuovo haul tutto dedicato a Shein. Come vi dicevo, oggi nuovo haul di Shein. Mi sono arrivati due pacchi di formato, ve li faccio vedere cosa ce l'ho qua, tipo giganteschi, non so se si nota, ma questa è la mia faccia e questo è il pacco. Per questi pacchi in particolare sono gli acquisti fatti con il Black Friday. A proposito di Black Friday, sconti vari, ve lo dico subito perché ogni tanto mi dimentico. Se vi servisse il codice sconto per fare degli acquisti sul sito di Shein, ve lo lascio scritto qua nell'inquadratura, anche sotto nell'info box. Non è un codice sconto affiliato, io non ci guadagno assolutamente nulla, è soltanto una cosa in più per voi se volete fare un ordine e risparmiare qualcosina. Se non vi siete ancora iscritti al canale, volete sostenermi, vi piacciono i miei video, iscrivetevi, attivate la campanellina così vi arriverà una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video. Pubblico sempre un sacco di video inerenti allo shopping e la moda, quindi se vi piace l'argomento iscrivetevi. Se vi piace questo video lasciatemi anche un like qua sotto di supporto. Ultima cosa, faccio tipo un mega intro generale così poi non mi soffermo a dire le varie cose mentre vi faccio vedere i capi. Di tutto quello che vedrete ho preso sempre la taglia più piccola. Se di qualcosa per caso non ho preso la taglia più piccola, ve lo dico mentre vi sto facendo vedere il capo. Trovate sotto nell'info box tutti i link a tutte le cose che vi farò vedere, anche tutti i link ai miei social in caso voleste dare un'occhiata. E iniziamo. Inizio da una cosa che ho già tirato fuori dai pacchi, messo sull'omino, sulla gruccia e stirato, perché quando arrivano i blazer da Shein mi sono resa conto che farveli vedere appena usciti dal pacco tutti completamente stropicciati non hanno un grandissimo aspetto, mentre invece secondo me una volta lavati e stirati sono decisamente molto molto belli. Questo in particolare mi piace tanto, è fatto veramente bene secondo me. Adesso non sono stata a stirarlo proprio bene bene bene, quindi c'è ancora qualche pieghettina, anche qua davanti non è perfettamente piegato, però comunque per darvi un'idea di com'è il blazer secondo me funziona molto bene. Anzi, fatemi sapere sotto nei commenti se anche per voi è la stessa cosa, che quando vedete un blazer, un capo stropicciato uscito dal pacco sembra osceno e poi lavato e stirato ha tutto un altro aspetto. Mi mancava un blazer fucsia, in realtà in video sembra più un rosino, però no, neanche così. Vi assicuro che è un fucsia molto molto acceso, molto bello. Non riesco a farvelo vedere tutto perché è abbastanza lungo. È molto over come modello e devo dire che anche i dettagli secondo me sono curati veramente molto molto bene. Anche i bottoncini qua, guardate, sono tutti rivestiti con la stoffa. Io direi che lo vediamo insieme indossato, perché non l'ho ancora provato, anche se l'ho già lavato, e vediamo come sta. Adesso iniziamo col tirare fuori cose a caso dal pacco qua dietro. Questo qui dovrebbe essere un cardigan bianco, perché non avevo cardigan bianchi, stranamente, perché poi ne ho di colori assurdi, di tantissime fantasie e mi mancano i colori basici. Allora, oh che morbido, devo dire che è molto molto morbido. È fatto in questo modo, così. È abbastanza over come modello perché vedete quanto è largo e anche molto molto crop. Devo dire che come stoffa mi piace perché non dovrebbe pungere. Io ho sempre un po' la paura, prendendo cardigan, maglioni sul sito di Shein, che rimangano un po' rigidi e che pungano un po' addosso, perché per queste cose sono un po' fastidiosina io. Però questo qua devo dire che è morbido, non dà fastidio al tatto. Lo vediamo insieme indossato. Peschiamo
mettiamo un'altra cosina a caso dal pacco qua dietro. Questa volta è della marca Desi, che è sempre una marca che viene rivenduta su Shein. Forse costa leggermente di più rispetto ai capi soliti normali e dovrebbe avere anche dei tessuti un pochino più ricercati. Allora, ho preso questi pantaloni qua, che sono quelli che vanno molto adesso, scendono giù larghi, dritti, fino in fondo alla caviglia. Hanno l'elastico dietro, ecco, questa cosa forse non ci avevo fatto caso quando li avevo acquistati su Shein, dell'elastico dietro, perché non mi fa impazzire. Non hanno i passanti, quindi o mi vanno bene o mi vanno bene, perché sennò non posso neanche metterci la cintura. E mi piace molto il dettaglio del bottone, che rimane non centrato, vedete, è leggermente spostato qua davanti. Ah, le taschine, ci sta. Devo dire che come stoffa forse per l'inverno è un pochino fredda, perché in video non rende, ma è una stoffa un pochino leggerina. Comunque li proviamo e vediamo insieme indossati come stanno. Un accessorio, ho preso questo cappellino qua, molto alla francese, visto che stanno tornando di moda tantissimo, anche da Zara ne ho visti diversi, non ricordo se c'era in particolare verde, ma sicuramente l'ho visto blu, però mi serviva verde perché dovevo fare degli abbinamenti. Tra l'altro anche il blazer che vi ho fatto vedere prima, abbinato secondo me con questo cappellino verde, una borsa verde, non è male, non è male. Comunque poi devo provarlo indossato. Il cappellino è fatto così, ha il classico cavolicchio qua, non so come si chiama, qua sopra, spero non punga, proviamo ad appoggiarlo sulla fronte per fare il test, non sembra, e nulla, magari adesso questo lo indosso al volo, così vi faccio vedere come sta, non so se l'ho messo nella maniera corretta, ok, così. Carino, bello, mi piace. Devo dire che non punge in fronte, perché anche per quanto riguarda i cappelli alcuni mi pungono qua in fronte e poi passo il tempo a grattarmi. Però questo devo dire che è abbastanza morbido e non mi infastidisce. E visto che stiamo già parlando di accessori, ho un'altra cosina piccola piccola da farvi vedere, che è, vediamo se mette a fuoco, questa spillettina così con il panda, molto molto simile a un'altra che vi avevo fatto vedere con l'avocado, quindi questa primavera ho intenzione di riempire la giacca di jeans di spillettine, ve lo dico, comunque questo è veramente tenerissimo. Passiamo a un altro capo che è nero e non ricordo assolutamente cosa sia. Ah, ok, ok, è un vestito, dovrebbe essere un vestito. In vista delle feste ho detto proviamo a prendere qualcosa di un pochino più particolare e quindi ho scelto questo abito qua. È nero ed è di vellutino, come lo chiamo io, simil velluto. In video sicuramente non renderà adesso perché è nero e quindi non si vedono tutti i dettagli, tutti i particolari. Comunque ha un cerchio in metallo qua davanti, fatto così, e dovrebbe rimanere aperto qua sotto il seno. Adesso cerco di capire come indossarlo, lo metto così lo vediamo insieme indossato e vediamo come sta. Altro cardigan, questo era veramente troppo carino, troppo tenero per non prenderlo e quindi l'ho voluto provare. Vediamo com'è la stoffa, ok, anche questo è abbastanza morbido, non dovrebbe dar fastidio, e ho preso questo cardigan così con le nuvolette. Allora, ero indecisa perché c'era lo stesso modello ma con le nuvolette in rilievo. Guardate un po', ve lo faccio vedere da più vicino. C'era uguale ma con le nuvolette in rilievo, vi dicevo. Quindi come se fosse tipo cotone o vatta attaccata sopra. Soltanto che poi ho detto, non lo so, magari dà fastidio, magari sotto i giubbotti poi non lo so. E quindi alla fine ho optato per questo qua. Ma devo dire che alla fine sono soddisfatta perché mi piace molto. Anche questo, come quello bianco che vi ho fatto vedere prima, è un modello abbastanza over e abbastanza crop. Perché comunque, come vedete, rimane molto largo.
largo di qua, ma abbastanza cortino. Devo provarli per vedere come stanno su di me, se non rimangono troppo larghi, troppo tipo effetto sacco. Voi avete già visto quello bianco indossato, io no, ma ora vediamo questo qua. Ultima cosa che estraiamo da questo mega mega pacco, se riesco a tirarlo fuori, sì, ok, ho preso un giubbottino perché l'anno scorso, sempre da Shein, avevo preso il classico bomberino, quello che rimane un po' corto in similpelle, che avevano fatto uguale da Zara praticamente, e devo dire che l'ho usato tantissimo, mi sono trovata molto molto bene. Quindi ho detto, perché non riprenderlo simile, cioè penso sia più o meno lo stesso modello, ma in versione verde oliva, visto che quest'anno il verde sta andando tantissimo. E quindi ecco qua il giubbottino. Allora, devo dire che non è proprio lo stesso identico modello del mio, perché il mio non aveva qua davanti la cerniera fatta con l'anellino. Forse questo è leggermente più corto rispetto a quello che ho io. Sembra fatto veramente molto molto bene. Devo dire che i giubbotti, quelli fatti in questo modo di Shein, mi stupiscono sempre tantissimo. E tra l'altro dite, vabbè, pago un giubbotto 30 euro, non terrà caldissimo. E in realtà, ragazzi, quello nero che avevo io vi assicuro che tiene stracaldo. E anche questo sembra bello bello pesante e... No, devo dire che è fatto bene. Ho preso una S, ero indecisa se prendere la S o la M per averlo un pochino più lungo e un pochino più over, ma adesso lo proviamo insieme e vediamo indossato come sta. Altro accessorio che stavo aspettando ad usare, perché prima ve lo volevo far vedere, visto che l'altra volta l'avevo già messo sul telefono e non ve l'ho fatto vedere impacchettato, ed è una cover praticamente identica a quella che avevo in verde acqua azzurro Tiffany, che vi avevo fatto vedere l'altra volta, soltanto che si è sporcata tutta, perché era un colore molto molto chiaro, e quindi si è sporcata tutta, e l'ho presa in nero, fatta così, con qua il cordino che potete tenere più lungo, potete accorciare un pochino, comunque è comodo se, che ne so, siete in giro senza borsa e dovete mettere un attimo il telefono a tracolla, che vi servono le mani per fare altro, anche tipo borsettine, insomma è comodo per questo. Io lo utilizzo spesso a lavoro, magari quando vado in pausa, quando vado alla macchinetta del caffè, che magari non ho le tasche perché non ho i jeans, questa è veramente molto molto comoda. Altro capo nero che non ricordo bene in realtà, vediamo che cosa ho preso. Ah ok, questo dovrebbe essere un, oddio, in teoria pensavo fosse un pochino più pesante, è un cardigan fatto in cotone, oserei dire, non penso sia cotone, vediamo un po'. No ragazzi, 20, vabbè, 24 cotone e 72 poliester, però non è male come stoffa, è abbastanza morbido. Me lo aspettavo, visto sulla modella, forse leggermente più pesantino. Praticamente io ho una zia che sta a Forlì, no. Io ho un maglione fatto in tessuto della felpa, cioè un cardigan, ma fatto come se fosse una felpa, di un sacco di anni fa, che ho usato e strausato tantissimo, perché magari quando mi metto una magliettina, un top, un body con sopra un blazer, con sopra una giacca, però fa freddo fuori, ho questa felpina barra cardigan che metto sotto aperta in modo che non si vede, però comunque mi tiene un pochettino più calda, quindi l'ho usata e strausata tantissimo. Adesso direi da buttare perché si è rovinata un sacco, e volevo trovare una sostituta perché veramente nei negozi fisici tipo Zara, Stradivarius, Bershka non se ne trovano. Ho deciso di provare questo, adesso lo vediamo insieme indossato e vediamo come sta, vediamo se può essere un degno sostituto della mia famosa felpina.
vado a farvi vedere e poi passiamo ai saluti. Ho preso una felpa bianca, ok? Sono sempre un po', ecco infatti, sono sempre un po' perplessa sul prendere le felpe su Shein perché non ho avuto bellissime esperienze, devo dirvi. Allora, ho preso un felpone bianco, fatto così, con dietro la scritta Love, Love You Every month. Vabbè, ok, tanto le scritte di solito non le leggo mai prima di acquistare le cose. Dicevo, sono un po' perplessa su acquistare le felpe su Shein perché vi deve andare bene, perché non sempre dalle foto, dalle recensioni si capisce effettivamente il tipo di tessuto. Questo comunque avevo visto le foto e sembrava felpatino dentro, vi faccio vedere magari. Ok, dentro infatti è felpatino così, è sicuramente molto molto calda, però la parte fuori della felpa rimane un po' rigida, non so come spiegarvi, questa è una fissa mia, perché io ho alcune felpe, felponi che utilizzo magari quando vado ad allenarmi, metto leggings, top sportivo e sopra un felpone, o anche per stare in casa, o anche magari quando devo uscire a fare le commissioni, metto al volo un pantalone della tuta, un felpone, un leggings, un felpone, quindi ne volevo altre, però questa sì è calda, ma non so come spiegarvi perché sicuramente dal video non rende granché, magari indossato un pochino meglio, rimane abbastanza rigida, non è di quelle che cadono bene addosso. Comunque se cercate una felpa molto molto calda ci sta, cioè se non ci dovete fare grandi cose, questa alla fine l'ho pagata mi sembra pochissimo, se volete andare a dare un'occhiata sotto c'è il link, comunque l'ho pagata veramente poco e non si può pretendere tutto questo gran cotone, insomma. Comunque sto parlando di questa felpa da un'ora, mi rendo conto, vediamola insieme indossata. Ok, direi che vi ho fatto vedere tutto, sì, non ho più niente qua intorno, è tutto qua di fronte a me per terra. Io adesso vado a indossare tutti i capi e scopro come mi stanno, voi l'avete già scoperto, quindi fatemi sapere sotto nei commenti cosa vi è piaciuto di più, cosa vi è piaciuto di meno, se c'è qualcosa che proprio non vi piace e che secondo voi dovrei rendere, e nulla, io direi che possiamo concludere qua il video e noi ci vediamo prestissimo con un nuovo. Ciao!